Giovanni, è arrivato a Roller Show! Ecco, siamo partiti, tra le spalle ci lasciamo la Madonna delle Grazie. È partito il pellegrinaggio, il pellegrinaggio delle Madonne. E via, adesso ci aspettano 40 km di passeggiata. Buongiorno amici di Roller Show, ben collegati a questa trasmissione. Andiamo subito a presentare i protagonisti di oggi. Classe 2009, Iari Cerutti, detto Chapulin, che in messicano vuol dire il grillo. Infatti questo ragazzino quando pattina salta come un grillo e non cade mai, anche se sembra che cade sempre. Classe 68, Max Bavieri, il presidente allenatore di Roller Show, che ha indetto questo pellegrinaggio. Il nostro inossidabile Giovanni Scandola, classe 1970 e consigliere della Roller Show. Il nostro campione regionale, vice campione italiano di skate slalom, Pietro Negrini, che ha tanta voglia di pattinare, talento da vendere e ora è proprio qui pronto per dimostrarlo. Anni 14. E la matricola è Greta Novikov, anni 14, e ha le sue prime esperienze con la Roller Show, ma già piena di grinta e pronta a fare avventure mirabili. Scilla Porcu ha un sorriso capace di disarmare Attila, re degli Unni, ma non fatevi ingannare dalla sua dolcezza, perché ha grinta da vendere. Vittoria Siciliano, detta Scoiattolo, per il suo modo di fuggire con i pattini a destra e a sinistra ed essere imprendibile. Di anni 13, che tra poco compie gli anni, Manuela e la sua inseparabile bambina, mascotte della Roller Show, Ambra. Manuela oggi è entrata a far parte ufficialmente dello staff Roller Show guidando il roller bus per i nostri pellegrini. Ed ecco qui il percorso dei nostri atleti, che sono partiti da Grazia passando poi per il centro di Rivalta sul Mincio e proseguire poi imperterriti verso la destinazione di Sacca. Da Sacca poi si arriva a Goito, nota località per la battaglia, poi si passa vicino a un piccolissimo borgo e in direzione di Marengo, dove ci aspetta la pista ciclabile. Qua il bus. Ciao ragazze! Ehi là, noi adesso fate un piccolo pezzo di riposo voi? Sì. Adesso entriamo nella ciclabile, qua siamo a Marengo e qui inizia la pista ciclabile e da qua in poi non c'è più traffico. Ci siamo presi una bella pausa, abbiamo bevuto, ci siamo asciugati e ora si va. Ai ai ai, signori del pubblico, come era previsto è Greta Novikov la prima a fermarsi, ma ha fatto anche troppo, è come sua prima uscita di gran fondo e deve essere molto orgogliosa di se stessa per il lungo tratto che è riuscita a fare insieme agli agonisti, però ci dispiace, Greta è fuori. Dopo un pezzo di provinciale fino ad arrivare alla ciclabile, finalmente, dove là trovavamo strada con i buchi, alternata strada liscissima, un biliardo. Adesso siamo arrivati finalmente in ciclabile e fa schifo. L'asfalto non ha le buche, ma è ruvido, che sembra una grattugia. Dobbiamo fare 7 km fino a Pozzolo così, sperando che poi migliori, se a un certo punto, vero? Ma è veramente, veramente, veramente dura procedere così. E va bene, pellegrino affronta questo ed altro. E vai. Ah,
anche il pezzo da Pozzolo per andare verso Borghetto di pista ciclabile è impraticabile, e allora stiamo andando sulla provinciale, che non è che sia perfetta, neanche questa, insomma qua si becchiamo anche le salite, le discese, però è meglio che il ruvidissimo dei assassoni della ciclabile. Appello alle autorità, queste ciclabili un po' di manutenzione per favore, perché se no chi le usa? Della serie rifociliamo i nostri atleti, abbiamo trovato le more, guarda quante scoiattolo sono, succose, perché siamo anche molto stanchi e quasi i ragazzi non ce la fanno più andare avanti. Per fortuna adesso ci rifociliamo con le more, ecco il pellegrino che lungo la strada si arrangia chiedendo a dei gentili fattori la possibilità di riempire le borracce. Facendo il pellegrinaggio uno impara anche a togliere la timidezza, se no muore di sete, o no? Colpo di scena, dopo aver bevuto l'acqua e anche essere stati un po' spruzzati tipo gavettone, Iari Ceruti decide che lui si ferma qui nella cascina e aspetta che venga il roller bus a tirarlo su. A seguire anche Scilla Porcu ha deciso di seguire Iari in questa scelta, una scelta oculata, e comunque siamo veramente veramente stanchi. Manipolo, due ieri sopravvissuti che raggiungono il ponte di Sconteo di Valeggio sul Mincio, e di qua c'è Borghetto, andando di qua si va a Borghetto e di qua attraversiamo ponte di Sconteo. Allora, tra il ponte di Sconteo e passare all'interno del borghetto, i ragazzi hanno scelto l'interno del borghetto, avevamo doppia strada, sarebbe stato bello anche di là, però passare di là su quel ponte antico fortificato, però il borghetto adesso lo vedrete che bello che è. Ecco, dopo la discesa questi due hanno fatto un power slide super mega galattico, tutti si sono girati, ci è mancato l'applauso. Adesso passiamo il famoso ponte di legno di Borghetto, guarda che bella, che meraviglia. Questo è catalogato come uno dei borghi più belli d'Italia e quindi del mondo. Il Borghetto di Valeggio. Ah, copriti, lei si vergogna, ti becco! No, io becco la firma, non tu! Eccoci. Giovanni lì. Adesso andiamo. Eccolo qua, ristorante San Marco, che fa sempre parte del gruppo Risto Classic, quindi della Plume. Per cui qua siamo dallo sponsor e ci rifocilleremo qui un po'. Una volta raggiunto Borghetto di Valeggio, anche Scoiattolo ha deciso che è il momento di non lasciarsi abbandonare le vesciche. I pattini sono belli, professionali, ma la strada molto molto dura, ruvida, ha massacrato i piedi, e appunto in vista del campionato è meglio evitare di massacrarli del tutto per dover saltare poi qualche giorno di allenamenti. E dunque sono fuori da questo pellegrinaggio Max Bavieri e Giovanni Scandola. Bene, Ciapulin, buongiorno. Buongiorno, siamo a Valeggio e qua, in poche parole, abbiamo tutte le vesciche o ci stanno per venire, e a 2 settimane dal campionato nazionale ho preso la decisione. Come coach non voglio che poi state una settimana senza allenarvi perché avete le vesciche proprio prima di un campionato nazionale. No, niente, ci fermiamo qua a Borghetto. Ma tanto ci riproviamo a settembre, no? Sì, come mio. E stavolta ci riusciamo. Anche perché siamo usciti dalla ciclabile, perché la ciclabile è impraticabile, non si poteva. Uscendo dalla ciclabile abbiamo fatto tutte strade provinciali, perdendoci. Insomma, alla fine abbiamo fatto 35 km per arrivare a Borghetto. Dovevamo farne 40 per arrivare al Frassino. Francamente era anche troppo con sto caldo. Ma Pietro Negrini, il nostro campione regionale FISR, che è vice campione nazionale
di ICS di freestyle che non viene al campionato di Misano. Non venendo al campionato di Misano, lui adesso la finisce da solo, hai capito? Anche perché oggi ha dimenticato il body e per punizione. E gli manca ancora la bellezza di un'ora di strada. Vai, vai, ti aspettiamo dopo, Vai, ciao! E lo andiamo a prendere al ponte di Monzambano. Poi lì vedremo se sale su con noi o se ce la fa davvero a portare a termine il pellegrinaggio. Ecco che è arrivato Pietro, che ha fatto il pezzo da Valeggia a Monzambano. Siamo arrivati a Monzambano. Hai visto che asfalto bello che c'è qua? Qua ti invita, eh? Ecco, là, tra 100 metri, è peggiorissimo. Peggio che è il primo pezzo di ciclabile. Quindi che vogliamo fare? C'è un'alternativa. Se vuoi, però ti devi affrontare la salita. Ti fai quella salita là, ok? Sì, l'ho visto. Facciamo Monzambano centro. Sì. Tutte strade di campagna. Però ci sono salite. Sì, ovvio. Che è meglio di fare sta strada che c'è. Bene. Allora, dai, noi ti veniamo dietro. Bella, tu vai su per di là. Come stai? Io sto bene. Le gambe vanno, no? Girano. Ecco, bravo. Ciao. Ecco Pietro, che mancano 2 chilometri all'arrivo al santuario del Frassino. È un tratto duro questo, salite, discese, buche. È un tratto duro proprio come finale, ammazza gambe. Eppure ha un carattere di fuoco sto ragazzo. Tiene botta e spinge. E spinge. Ormai è fatta, manca pochissimo. Ok. Ecco Pietro che affronta l'ultima salita. Ma ammazza gambe. È la salita rompipiernas, come dicono in Spagna. Accidenti. Però dopo è tutta discesa. E alla fine della discesa il santuario del Frassino, dove lo aspetta la mamma per abbracciarlo, abbracciare il nostro eroe. Poi dobbiamo fare una super mega festa. E poi andiamo a mangiare la Plum. Credo che mangerà 4 pizze, una dietro l'altra. Dai che è quasi finita l'ultima salita. Vai a uovo Pietro, bravo. Ed ecco, qui siamo a Peschiera del Garda, santuario della Madonna del Frassino, e qui abbiamo un pattinatore della Madonna che è riuscito, nonostante tutto, grande pellegrinaggio portato a termine. Peccato che è chiusa da quest'ora la chiesa, sarebbe andare a accendere un bel cero per dire grazie alla Madonna. Com'è andata? È dura, è tosta, ma hai un carattere di fuoco. Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta, sei tutti noi! Grande! Ce la fa più! Ok, adesso puoi toglierti i fatti.